Nessuno può dire con certezza quali strutture precedentemente sconosciute si nascondono ancora nelle gigantesche distese del cosmo. Tanto più importanti, quindi, sono quei corpi e strutture celesti che possono essere aggiunti alle mappe stellari nel corso di nuove scoperte. Ogni scoperta galattica assomiglia a un pezzo significativo del puzzle che ci aiuta a comprendere meglio il quadro generale dell'universo. Nel video di oggi ti mostreremo come uno scienziato dilettante è stato in grado di scovare un nuovo pianeta simile a Giove e quali altre entusiasmanti scoperte stanno attualmente tenendo gli esperti allerta. Entusiasti delle affascinanti scoperte e dei fenomeni unici nell'universo? Ricorda di iscriverti a Simply Space e di fare clic sulla campanella per ricevere aggiornamenti regolari su questi interessanti argomenti. Dandoci un pollice in su, ci dimostri che possiamo tenerti impegnato con il contenuto dei nostri post. Mondo di Giove appena scoperto. Con il suo impressionante diametro equatoriale di circa 150.000 km, il potente Giove avanza fino a diventare il membro più grande del nostro sistema planetario locale. Tuttavia, il fatto che l'imponente gigante gassoso non faccia eccezione nelle gigantesche distese del cosmo è dimostrato anche dall'eccitante corpo celeste scoperto dallo scienziato dilettante Tom Jacobs. Particolarmente interessante, sebbene il corrispondente esopianeta, battezzato TOI-2180b, sia circa tre volte più denso di Giove, a dimensioni comparabili. Per orbitare una volta attorno alla sua stella ospite ancestrale, una stella spettrale di classe G, il lontano gigante gassoso ha bisogno di circa 261 giorni. Se teniamo presente che Giove impiega circa 12 anni per un'orbita attorno al Sole, il tempo di rotazione dell'esopianeta sembra estremamente breve. In realtà, tuttavia, molti mondi delle dimensioni di Giove al di fuori del nostro sistema solare hanno un tempo di rotazione simile a TOI-2180b. In un caso estremo, TOI-2180b può orbitare attorno al Sole in circa 12 anni. Inoltre, un esopianeta simile a Giove riesce persino a orbitare attorno alla sua stella madre in poche ore. La scoperta del suddetto corpo celeste è stata dovuta all'analisi dei dati precedentemente raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS in breve. Queste informazioni sono state a loro volta esaminate in modo completo da Tom Jacobs e dai suoi colleghi. Molto sorprendentemente, oltre a due astronomi esperti, solo i cosiddetti citizen scientist hanno partecipato alla valutazione. Questo campo, noto come citizen science, nel mondo anglofono, comprende progetti di ricerca che vengono condotti con l'aiuto o interamente da laici interessati. Tom Jacobs è uno di questi ricercatori laici della popolazione generale, ma quali sono stati i dettagli dell'emozionante scoperta del mondo alieno di Giove? Come molti altri moderni telescopi spaziali, TESS utilizza il cosiddetto metodo del transito nella sua ricerca cosmica di tracce. Di conseguenza, l'esopianeta in questione non viene osservato direttamente. Al contrario, vengono analizzate e verificate le regolarità dei cambiamenti di luce causati dal corpo celeste durante i suoi movimenti attorno alla sua stella ospite. Se i cali di luce della stella si ripetono a intervalli ricorrenti, è ragionevole concludere che la curva di luce alterata sia dovuta all'influenza di un esopianeta. Il 1 febbraio 2020, Jacobs ha notato per la prima volta un oscuramento della stella osservata. Il citizen scientist ha quindi riferito la sua entusiasmante scoperta a due esperti qualificati, Diana Dragomir, dell'Università del New Mexico, e Paul D'Alba, dell'Università della California. Poiché l'esistenza di un esopianeta è considerata provata solo quando il corpo celeste è confermato da due metodi indipendenti, D'Alba ha utilizzato l'Automated Planet Finder Telescope al Lick Observatory in California per verificarlo. Dopo 27 ore di osservazione, distribuite su 500 giorni, era chiaro, il pianeta esiste. Questo caso mostra ancora una volta quanto sia prezioso l'aiuto di scienziati cittadini interessati nel setacciare enormi quantità di dati. Trovata una seconda ExoMoon. Solo nel 2021 sono stati trovati 201 nuovi esopianeti. Al 18 dicembre 2021 erano noti un totale di 4.904 esopianeti in 3.628 diversi sistemi. Pertanto, il fatto che per molto tempo sia stato individuato un solo candidato per l'ExoMoon sembra tanto più sorprendente. Che i pianeti extrasolari non abbiano satelliti naturali per questo, però, è considerato improbabile. Diamo solo un'occhiata al nostro sistema planetario domestico. Che si parli di Marte, dei grandi pianeti gassosi o naturali,
naturalmente della nostra Terra, quasi tutti i pianeti del nostro sistema solare sono accompagnati da almeno una luna. Alcuni di questi satelliti sono sempre nei titoli dei giornali quando si tratta della questione dei corpi celesti potenzialmente favorevoli alla vita. Quindi, come possiamo vedere, si può presumere che anche gli esopianeti siano orbitati da innumerevoli lune. Il problema per gli esperti è che i satelliti sono spesso troppo piccoli per essere rilevati con i consueti metodi di transito. Anche quei metodi che identificano i corpi celesti extrasolari in base ai loro effetti gravitazionali non sono un mezzo efficace in questo caso. Di norma le exomoon sono semplicemente troppo leggere per essere rilevate in questo modo. Per molto tempo l'unico candidato conosciuto per l'exomoon era noto in orbita attorno al gigante gassoso Kepler-1625b, che si trova a circa 8000 anni luce dal nostro pianeta. Ha attirato l'attenzione perché ha causato sottili cambiamenti nelle curve di luce della stella madre, che il pianeta attraversa regolarmente. Poiché il potenziale satellite ha un'orbita estremamente ampia, gli esperti ritengono che la Luna di oggi potrebbe essere stata un nucleo planetario catturato dal gigante gassoso. Per ampliare l'elenco dei potenziali esopianeti, David Kipping della Columbia University e i suoi collaboratori si sono dedicati all'analisi sistematica dei dati di transito raccolti durante l'esplorazione di circa 70 esopianeti. Ciò che i pianeti in questione avevano in comune era il fatto che sono giganti gassosi freddi, che orbitano attorno alle loro stelle ospiti a distanze relativamente grandi, paragonabili a Giove nel nostro sistema solare. Tali esopianeti, dalle dimensioni di Giove, sono di particolare interesse per gli scienziati che cercano lune aliene. Ciò allo sfondo che la formazione dei loro satelliti naturali è strettamente legata ai loro meccanismi di formazione. Tali grandi pianeti gassosi si sviluppano tipicamente in aree particolarmente densamente popolate dalla nube primordiale. Di conseguenza, rimane anche abbastanza materiale da cui possono formarsi le lune. Poiché i corrispondenti giganti gassosi hanno anche una grande forza gravitazionale, la possibilità che catturino uno o più di questi satelliti e li leghino gravitazionalmente a se stessi è particolarmente favorevole. A questo proposito, prendiamo in considerazione Saturno e Giove. L'iconico pianeta dagli anelli ha 82 lune conosciute, mentre il pianeta più grande del sistema solare è accompagnato da almeno 79 satelliti. Ma come si può ora dedurre la possibile esistenza di lune dai dati esistenti sugli esopianeti? Per portare a termine questo compito impegnativo, Kipping e i suoi colleghi hanno esaminato le corrispondenti curve di luce alla ricerca di caratteristiche evidenti che potrebbero indicare la presenza di satelliti. Inoltre, hanno confrontato le curve analizzate con modelli che hanno ricreato le curve di luce di esopianeti con e senza lune. Ciò portò rapidamente 11 esopianeti al centro dell'interesse scientifico. Tuttavia, un'analisi dettagliata ha mostrato che solo uno dei corpi celesti poteva soddisfare tutti i requisiti, Kepler-1708b. Sebbene siano attualmente disponibili informazioni solo su due transiti dell'esopianeta, la curva di luce acquisita suggerisce che Kepler-1708b sia orbitato da almeno un satellite. Si tratta quindi di un segnale estremamente robusto che ha resistito a ogni esame scientifico. La probabilità che gli esperti abbiano torto è stimata dagli esperti in un infinitamente piccolo 0,024%. Secondo i dati, la potenziale Luna si trova a circa 5500 anni luce dalla Terra e orbita attorno al suo pianeta a una distanza di circa 12 raggi planetari. Si pensa che la lontana Luna sia 2,5 volte più grande del nostro pianeta natale e abbia una massa relativamente grande. Da un punto di vista prettamente astronomico, corrisponde ad un mini Nettuno con queste caratteristiche. Al momento, tuttavia, i ricercatori stanno ancora esercitando una cauta moderazione. Per confermare infine l'esistenza del satellite extrasolare, sono assolutamente necessarie ulteriori osservazioni. La verità sulla capanna sulla Luna. Sono passate solo poche settimane da quando una fotografia della superficie lunare ha fatto eco sulla Terra. La foto, che era stata scattata dalla sonda spaziale cinese JADIS-2, mostrava uno strano oggetto angolare sull'orizzonte lunare. Le speculazioni sul vero background di questa misteriosa formazione sono rapidamente esplose e abbiamo anche riferito di questa entusiasmante scoperta. Per raggiungere le immediate vicinanze della cosiddetta capanna lunare, JADIS-2 ha dovuto aggirare molti ostacoli naturali e affrontare terreni impervi. Dal momento che anche il rover ha dovuto fare una pausa, nel frattempo, perché il suo motore solare non può generare elettricità durante la notte lunare, è passato circa un mese prima che JADIS 2 si trovasse a meno di 9 metri dalla misteriosa struttura. Il risultato che fa riflettere per alcuni è stato che la tanto pubblicizzata loggia lunare non era né un UFO precipitato né una struttura aliena. In verità l'oggetto si è rivelato essere un semplice masso,
anch'esso notevolmente più piccolo di quanto si pensasse in precedenza. Il primo piano ha anche mostrato che la roccia è meno spigolosa e molto più rotonda di quanto avevano mostrato le prime immagini scattate a distanza. Poiché la struttura naturale ricorda vagamente un coniglio accovacciato a terra, il nodulo lunare è stato battezzato dagli scienziati cinesi il coniglio di Giada. Ciò che è stato in qualche modo eclissato, la luce dei rapporti che circondano l'oggetto sulla superficie lunare, è stata la pietra miliare raggiunta dal rover sulla strada per risolvere il mistero. Il 6 gennaio 2022, Jade Rabbit 2 aveva percorso un totale di 914 metri, superando poi con successo questo limite. Il dispositivo è ora sulla superficie lunare da più di 3 anni. Nessun altro rover ha operato attivamente lì per così tanto tempo. Ora è il tuo turno. Quale delle scoperte e dei risultati presentati oggi ti ha affascinato di più? Aspettiamo già i vostri commenti. Ti piacerebbe vedere video più emozionanti sul tema dello spazio? Allora dai un'occhiata agli altri contributi del nostro canale che abbiamo linkato per te nei titoli di coda. Grazie per la visione, abbi cura di te e alla prossima!